Ciao, bentornati al mio canale Francesco Franceschini. Oggi vorrei di nuovo parlarvi di un album importante della musica italiana uscito nel 1989, anno in cui il gruppo siciliano dei De Novo pubblicò Venuti dalle Madonie a cercare carbone, titolo eccentrico che tra un attimo vi giustifico. Album seminale, giustifico anche tra un po', o provo a farlo, il ricorso a questo aggettivo. Se vi interessa conoscere un po' alcuni album della musica italiana che sono un po' stati dimenticati e soprattutto all'interno di questi album il fatto che io vi suggerisca alcune canzoni da ascoltare e da recuperare, restate fino alla fine del video. Ci sono anche altri video in questa playlist che svolgono la stessa funzione. Vi lascio in descrizione, ve lo dico così en passant, anche il link del mio blog Sdraiato sui binari, nel quale potete leggere i miei racconti di vita che in questi 11 anni, perché il blog è nato nel 2012, hanno effettivamente commosso, spero, o comunque fatto sentire partecipi molte persone. Potete entrare e leggere gratuitamente tutti i post che volete e non dovete nemmeno lasciare la mail. È tutto assolutamente free, come si dice oggi con un termine inglese un poco abusato. Allora, Luca Madonia, Mario Venuti, Gabriele Madonia e Tony Carbone, scomparso purtroppo da poco, l'11 luglio di quest'anno. Questi erano i De Novo e la copertina tradisce queste loro origini siciliane. Il titolo naturalmente è un gioco di parole che mette insieme i loro cognomi. La foto racconta la loro sicilianità con questa giara issata sopra il portapacchi della macchina e loro in attesa di qualcosa che forse arriva e forse no, chissà. Quindi c'è una derivazione anche molto pirandelliana in questa foto. Ma dicevo album seminale perché? Perché in questo disco ci sono dei suoni che poi noi abbiamo riascoltato sorprendentemente, ma fino a un certo punto, per esempio nelle canzoni di Carmen Consoli. Quindi possiamo dire che se Franco Battiato, genio della musica italiana, ma siciliano anche lui, ha ispirato i De Novo, a loro volta i De Novo hanno fatto da apripista alla cantantessa catanese e quindi c'è tutto un mondo di rimandi anche culturali che è estremamente affascinante. Ma dicevo di questo viaggio fatto in Sicilia nel 90, quindi l'anno dopo l'uscita di questo disco. Andai a Siracusa, e da lì poi con una macchina a nolo feci il giro di alcuni dei posti più belli della Sicilia. A Siracusa vidi Ortigia e mi godetti l'atmosfera di quel posto incantevole, ma poi con la macchina andai sull'Etna addirittura e se non siete mai stati a camminare sulle pendici dell'Etna, fatelo perché è un'esperienza forse unica al mondo. Si cammina come se si passeggiasse su un altro pianeta, si va spesso in salita e c'è questa lava fossile che ci si infila da tutte le parti ed è una sensazione davvero straniante. Ma poi non solo l'Etna, andai ad Agrigento ad ammirare la splendida Valle dei Templi e andai fino a Palermo, 3 ore ad andare e 3 ore a tornare per guardare questa città così cosmopolita, così anche ricca di contraddizioni, ma anche di grandi culture che si sono succedute lì nei secoli. E poi una sera a Taormina, camminando per le viuzze di quel posto altrettanto magico, mi arrivò alle orecchie una musica che non avevo mai sentito. Usciva da una botteguccia, che era una specie di bigiotteria molto di pregio. Entrai e al proprietario chiesi di che musica si trattasse. Lui aveva messo sul piatto del giradischi proprio questo album dei De Novo, che io nel 90, lo ammetto candidamente, non conoscevo. Mi spiegò di che gruppo si trattasse, mi disse fieramente che erano siciliani e io, tornato a casa, andai a comprare questo album e mi piacque subito, lo ascoltai con molta attenzione, soprattutto lo ascoltai nelle sere di maggior solitudine in cuffia e mi sembrarono 10 canzoni estremamente riuscite, scritte alternativamente proprio da Luca Madonia e da Mario Venuti. Questo almeno recitano le note di copertina. Vi faccio vedere anche il retro della copertina dove si nota ancora questa macchina con la giara caricata sopra, vista attraverso uno schermo televisivo.
come a dire che i De Novo stavano prendendo il largo anche verso la notorietà. Che canzoni ci sono qua dentro? Beh, ce ne sono 10, come dicevo, molto belle, tutte di alto livello, il disco è qualitativamente molto alto, non ci sono pezzi buttati là tanto per riempire, come a volte capita in altri dischi. Ce ne sono due però che mi piace soprattutto suggerirvi. La prima si intitola Tempo di libero amore, siamo nell'89, il tempo del libero amore era nato almeno 20 anni prima, durante il 68, quei concetti in fondo molto utopistici ma molto affascinanti di amore non più legato alle convenzioni sociali ma di amore appunto dato, elargito e ricevuto in modo del tutto libero, quasi anarchico, e qui c'è una rivendicazione di quell'amore lì, che però nello stesso tempo è anche una constatazione amara del fatto che i tempi forse non sono più adatti a un amore di questo tipo. E poi l'altro pezzo che mi piace davvero molto è Non ti mettere in nero, pezzo veramente tipico della Sicilia un po' più arretrata culturalmente, forse del modo di pensare di alcuni, che però gli artisti, in questo caso i De Novo, combattono fieramente. Non metterti in nero per il lutto, è riferito a una donna che ha perso il suo uomo, ma sii capace di viverlo in maniera differente, evolviti, riesci soprattutto a superare questo scoglio culturale che ti costringe a fare ciò che vuole l'uomo, ciò che vuole il maschio. Questo naturalmente non succede solo in Sicilia, o non succedeva solo in Sicilia, ma un po' in tante parti del mondo, perfino in quelle considerate più moderne, e quindi è un messaggio universale. È un disco molto bello, è un disco pieno di sonorità importanti, basso, batteria, naturalmente tastiere, chitarre elettriche e chitarre poi acustiche. E soprattutto è un disco di melodie che rimangono in testa, molto avvolgenti, quasi ipnotiche. Vi cito un'altra canzone che è Buon Umore, che è davvero molto molto bella, e magari è proprio quella che vi metto in descrizione. Così entrate un po' nella temperie di questo disco che arriva alla fine degli anni 80, gli anni un po' quelli edonistici, gli anni della Milano da bere, gli anni dell'edonismo reganiano, vi ricordate? Che però i De Novo rifiutano totalmente, mettendosi a fare musica vera, come poi hanno fatto i componenti del gruppo, una volta che il gruppo si è sciolto, nelle loro carriere soliste, Mario Venuti e Luca Madonia in particolare. Vi mostro ancora una volta, per il gusto di farlo, il disco Venuti dalle Madonie a cercar carbone, che è un disco davvero molto bello, molto efficace, con i testi anche che sembrano banali a volte, a una però lettura superficiale, che sembrano buttati là con delle parole a caso, ma in realtà nascondono una costruzione anche letteraria molto esatta, quasi matematica. Il consiglio è quello di leggere questi testi ascoltando contemporaneamente il disco per assaporare bene tutti gli incastri anche sintattici e lessicali, che non sono assolutamente trascurabili. Io mi fermo, questi sono i De Novo, iscrivetevi a questo canale. Bello il disco dei De Novo, bella la Sicilia che ho visto, magnifica la cultura della Sicilia. L'ho detto altre volte, l'ho scritto anche nel blog, basta che mettiate Sicilia nel motore di ricerca, nello spazio anzi dedicato alla ricerca, e trovate alcuni post che ho scritto su questa isola meravigliosa. Se non fossi nato a Narni avrei voluto essere siciliano, se rinascessi vorrei essere un siciliano. In qualunque parte dell'isola andrebbe bene, fate voi, ma la cultura della Sicilia, il mio amore per Pirandello che ho citato prima, il mio amore per Leonardo Sciascia, sono anche i miei battesimi letterari, culturali, e questo va rimarcato. Non voglio divagare, non voglio farla lunga, questo è il disco dei De Novo, buon ascolto, buona continuazione nel mio canale YouTube, e se vi va fatelo, iscrivetevi a questo canale, c'è un quadratino sotto e non costa nulla, e più siamo, più cresciamo e più ci divertiamo tutti insieme.